L'idea è quella della sostenibilità, l'idea è quella del rispetto verso gli altri e l'idea è anche quella di non lasciare nessuno indietro. Questo è uno di quei casi. Torna così Estra è diversa, il progetto ideato e coordinato da ERA, promosso da Estra in collaborazione con il Comune di Arezzo, Coingas, l'Associazione Crescere e la Scuderia di Pan. L'obiettivo è la presa in carico dei bisogni delle fasce più deboli della popolazione, nello specifico adolescenti con rischi psicosociali e con disabilità di vario genere. Questo è un progetto molto particolare che è nato immediatamente dopo il Covid, ma che si è rafforzato ed è un pacchetto di attività ludico ricreative per ragazzi, bambini che hanno alcune difficoltà o di tipo diciamo più o meno fisico e intellettivo oppure legate a delle criticità relazionali, quindi è un pacchetto che nasce per offrire una possibilità, un'opportunità che riempie il loro tempo in maniera costruttiva, in maniera educativa, in maniera formativa, attraverso anche un accompagnamento psicologico che in questo momento sappiamo quanto è necessario e che in questa forma noi possiamo offrire in termini gratuiti. Il progetto si rivolge ai ragazzi tra i 10 e i 18 anni e alle loro famiglie. Le attività di gioco e sport saranno svolte tra giugno e settembre. Laboratori didattici, laboratori esperienziali all'insegna della natura in un periodo particolare, quello estivo. Un supporto psicologico, una ricerca interna per come stiamo facendo da 3 anni saranno in grado di dare dei risultati nella risposta specifica che i ragazzi con disabilità e non avranno in questo periodo concentrato tra la fine della pandemia e purtroppo l'avvento di una guerra. Siamo vicine alla risposta specifica delle famiglie e dei ragazzi.